Salve a tutti. Oggi parleremo del pensiero e di come questo si sviluppa a livello proprio sul piano dell'idea. Cerchiamo un contatto con le cose partendo dalla nostra esperienza dell'idea. E detto ciò, i libri che oggi propongo sono proprio due dimensioni cerebrali e uno si richiama all'altro. Vale a dire che Correzione, pagina 218 di questa edizione di Bernard, si richiama a Messie Test, di Valéry. E chiaramente sarebbe quindi meglio, meno consigliabile, fare il contrario di quello che ho fatto io, cioè leggere prima Valéry e poi Correzione, ma io ve li propongo insieme e poi vedrete voi. Dicevo l'idea, dicevo la dimensione cerebrale. La cerebralità in letteratura è stata per molto tempo demonizzata, in quanto per quanto riguarda le scienze esatte, anche l'ambito della filosofia analitica, ciò che è oggettivo viene valorizzato, ma in ambiti artistici è l'aspetto irrazionale, intimistico, quello che più si richiede all'artista. Al contrario, invece, qui abbiamo due autori che puntano la loro attenzione proprio sul valorizzare l'ambito del pensiero, però sono contemporanei, quindi per quanto Valéry venga spesso accostato nella critica a Cartesio e quindi a un intelletto che da una parte è empirico, oggettivo, legato a degli aspetti realistici e concreti, dall'altro c'è sempre anche la dimensione personale individualistica. E qui Messie Test è veramente l'emblema dell'uomo cerebrale, che ci conduce attraverso i suoi pensieri, le sue idee, a difendere a una dimensione che è tesa fondamentalmente a difendere i confini dell'io, rispetto a una continua stimolazione, sensibilizzazione che viene dall'esterno, che viene dai rapporti umani. Come fa a difendere questi confini dell'io? E cosa c'entra con Bernard? Perché si richiamano? Perché anche Bernard fa questa operazione. Diciamo che la riflessione sulla coscienza che entrambi vanno a illustrare accompagnandoci i romanzi che in realtà sono in realtà dei soliloqui o meglio Bernard ama molto l'elemento della triangolazione perché ricerca un equilibrio che secondo lui parte dal presupposto che ci vogliano tre elementi, tre persone, tre relazioni e che queste tre persone, che normalmente sono degli amici, anche in perturbamento lo fa, non si corrispondono in linea retta. Qui in questo caso, appunto, abbiamo il protagonista che non compare in prima persona perché è l'io narrante, che è il suo migliore amico, che ne parla. Mentre Messie Test parla lui in prima persona, ma in realtà rappresenta un po' l'alter ego stesso di Valéry. E in più poi qui c'è una lettera in particolare scritta dalla compagna di Messie Test che dopo se avremo modo andremo a indagare. Il ritmo che utilizza Bernard è un ritmo ossessivo, asmatico, sincopato e claustrofobico.
e dove l'idea di questo del protagonista, che è quella di costruire fondamentalmente un cono come abitazione per ospitare la persona che ama di più, sua sorella, e dargli la illusione, possibilità della felicità assoluta legata a questa dimensione spaziale ideale, viene spiegata, esacerbata e sempre continuamente rivisitata dall'amico del cuore. Ma ho detto che sono tre le persone, quindi c'è anche questo Holler che è un imbalsamatore che fornisce la soffitta dove in realtà l'amico del cuore si reca per andare a recuperare gli scritti del protagonista, che era un preciso assoluto, la sua ricerca di precisione e quindi la, ovviamente dal titolo, correzione continua, lo porterà all'estremo gesto correttivo, appunto quello del suicidio. Ma qui non è chiaramente tanto importante la trama, la storia, se no poi ve l'avrei già in qualche modo detta e bruciata, quanto vi è, oltre a questa dimensione dei tre punti d'appoggio che non devono mai essere in linea retta, una triangolazione come ricerca di equilibrio, e vi è questo elemento, dicevo, claustrofobico e ossessivo, questo ritmo, legato a un pensiero, un'idea che non riesce a sfociare in una dimensione di pace che viene continuamente ricercata e perseguita attraverso questo ideale utopistico della perfezione, ma che poi non si riuscirà mai a realizzare. E questo rappresenta la condizione tipica dell'uomo moderno, o se vogliamo già, vogliamo dare una definizione ancora più puntuale, già del post-moderno, dove l'inquietudine è legata all'idea, a uno spazio, a una costruzione architettonica che vuole essere espressione di logica assoluta. E una lampada può bastare, pensai, ma alzai, spensi la luce centrale, se accesa solo la lampada della scrivania, pensai, non c'è troppa luce nella soffitta di Holler e forse riesco a calmarmi. Facevo tutto il possibile per calmarmi, ma poiché continuavo a riflettere ininterrottamente su quello che potevo fare per riuscire a dormire, per andare a letto con la prospettiva di dormire, non avevo alcun motivo per calmarmi. Al contrario, questi pensieri aumentavano sempre più la mia insonnia, ma in fondo per me non è insolito, pensavo. Non riuscivo ad addormentarmi perché per tutta la vita ho dovuto lottare contro l'insonnia. Per essere esatto, forse a partire da un certo stato mentale, quindi da una certa età, non ho più potuto dormire una sola volta veramente bene, in abbondanza e in modo del tutto naturale, rilassato nella mente e nel corpo. E questo stato, quindi, mentale, di inquietudine, di malattia, che porta addirittura a non riuscire insano, di insania, non viene in nessun modo combattuto o controbattuto, ma viene perseguito, incalzato e diventa un logorio mentale veramente ai limiti del parossismo. E qui abbiamo proprio una parte in cui si parla dello spazio, che abbiamo detto è molto importante. Il
il cono, questa struttura conica, questo edificio che doveva ospitare la donna amata, la sorella, e fornirle una dimensione fisica, concreta, architettonica, uno spazio di tranquillità, di pace, dove mettere a tacere tutte le paure, in realtà non avviene, ma viene pensato in tutti i minimi particolari, in modo estremamente intenzionale e preciso. Noi crediamo di poterci rivolgere agli specialisti dell'intelletto, dell'anima, di materie varie, perché siamo sempre in cerca d'aiuto, ma ogni volta siamo profondamente delusi. Profondissimamente sottolineato, andiamo incontro solo a delusioni. Ci proponiamo qualcosa, come sappiamo, è un'impresa comunque immane, anche la più insignificante, anche la più irrilevante, è sempre l'impresa più immane e crediamo di doverne parlare, di dover chiedere e siamo delusi o non siamo capiti per quanto chiari e inesistenti possiamo essere o non vogliamo essere capiti. Quindi c'è alla base questa ricerca di espressione, di comprensione, di inseguire i pensieri, le idee, cercare di concretizzarli e di rielaborarli insieme agli altri. Ma al tempo stesso tutto ciò non si realizza e forse alla base è sempre un modo per fuggire, per rifuggire, per mascherarsi. Siamo sempre lasciati senza risposte, naturalmente in stato di debolezza ancora maggiore, perché come sempre non c'è nessuno, specialista o persona comune, che voglia aiutarci. Quindi, ovviamente, per tutta la vita siamo sempre solo abbandonati a noi stessi e soli, e abbandonati a noi stessi andiamo per la nostra strada e dobbiamo conquistarci tutto da noi, senza aiuti dall'esterno. E tutto attorno a noi è malvagio, come dice Roy Tamer, che è appunto il protagonista. Da prima 21 spazi nel cono, poi 18 spazi, poi 17 spazi. Un solo spazio sotto la cima del cono, dal quale si può guardare fuori in tutte le direzioni, ma in tutte le direzioni la stessa vista nella foresta, nient'altro. A tre piani, perché un edificio a tre piani si adatta al carattere di mia sorella. Carattere di mia sorella sottolineato. Dei 17 spazi, 9 sono senza vista, tra i quali lo spazio per la meditazione, al secondo piano. Sotto lo spazio sottostante, la cima del cono. Lo spazio per la meditazione è creato in modo tale che è possibile restarvi a meditare per parecchi giorni e lo spazio per la meditazione è costruito esclusivamente per la meditazione, totalmente privo di oggetti. Vedete? C'è questo aspetto minimalista, questo aspetto assolutamente scevro da orpelli, da cercare proprio di togliere nel pensiero e rivendicare un diritto alla stupidità, però una stupidità che io, uomo cerebrale, post-cartesiano, post-analitico, voglio tenere sotto controllo. E per tenere sotto controllo tutto ciò, devo correggere, devo perfezionare continuamente la mia opera. Devo dirla e nello stesso tempo contraddirla, non esserne mai completamente convinto e soddisfatto. Tutto questo voi capite che porta a una dimensione di perdita di sé, di identità, di pazzia, di follia. E qui allora mi richiamo a Test perché lui, anche in lui vi è questo elemento appunto della stupidità che va valorizzata. Dopo tanti giorni, dirà Valerie, e in realtà qui quando parlo di Valerie e di Test parlo di due alter ego, dopo molti giorni, molte ore in cui io mi dedico
completamente sono completamente dedito all'attività razionale del pensiero e alle mie elucubrazioni o sproloqui, diciamo, scritti o pensati che siano, io ho diritto a un momento di svuotamento tale che lui proprio definisce con il termine di stupidità. E lo fa non attraverso una definizione, ma qui per darvi la dimensione di fascinazione, perché sennò ricadiamo sempre, continuamente, in tematiche profondamente nichiliste e di dissolvimento del sé, di crisi della coscienza, di un male di vivere che l'uomo non solo non si riesce a scuotere di dosso, ma l'uomo non solo non riesce più a trovare se stesso, ma nemmeno si cerca più, ma si perde in queste dimensioni. Allora, dove farvi apprezzare quello che è l'aspetto di fascinazione, dov'è l'aspetto che di magia, di magico? E qui abbiamo l'uomo di vetro, che a mio avviso è un capolavoro. La mia visione è così retta, così pura, intelletto puro. Vi è proprio questo elemento filosofico che viene da Segon in un testo di estetica, il Traité d'esthétique di Segon, viene definito la figura dell'artista in relazione a Valéry e come un animale razionale, quindi si riprende Aristotele, la definizione che coordina in modo matematico la sua stessa attività. E lo stesso Adorno dirà, valorerà questo dicendo che diventa l'artista il vicario stesso del soggetto. E ancora l'artista si avvicina al filosofo come specialista dell'universale. Quindi vedete che sotteso vi è l'uomo di vetro, vi è un uomo che configura una dimensione universale cercando di configurare e confinare l'io e i processi complessissimi della coscienza, confinarli in un'arte che rimane continuo, infinito, procedere, ma all'interno di un determinato contenitore, vetrico, vetroso, trasparente, che arriva a darci una dimensione comunque che sarà pur folle, sarà pur nichilista, ma pura. La mia visione così retta, così pura, la mia sensazione, la mia coscienza così perfettamente completa, così acuta, così netta, è la mia rappresentazione e la mia scienza è così perfetta che io mi comprendo dall'estremità del mondo fino alla mia parola silenziosa e dall'informe cosa che si desidera alzandosi lungo le fibre note e gli ordinati centri. Io mi sono. Io mi rispondo, io mi rispecchio e mi rifletto, io fremo dell'infinità degli specchi, io sono di vetro. Non esisto, non visto, trasparente, ma sono. Quindi vedete, non c'è una dissoluzione completa dell'identità, non c'è un disperdio completo, ma diventa energia trasparente, cosificata perché vi è una materia materializzata, oggettiva, ma trasparente, in cui ognuno vede quello che vuole vedere. Quindi esiste sempre la monade leibniziana. Qui parliamo di un uomo solo, di un uomo chiuso, di un uomo che non riesce, per quanto si sforzi, a esprimere e a comunicare con le altre monadi. Ma queste monadi sono finestre sul mondo, sono contenitori trasparenti. Se noi sapessimo, noi non parleremmo, non penseremmo,
noi non parleremmo. La conoscenza è come se fosse estranea all'essere stesso. Esso si ignora, si interroga, si fa rispondere. Vedete come tutto si riflette su se stesso, su se stessi. Ci sono questo pullulare di verbi o termini riflessivi. Quindi non solo il riflesso non è solo quello dello specchio. E di che cosa ho sofferto di più? Forse dell'abitudine di sviluppare tutto il mio pensiero, da andare fino in fondo a me stesso. Non si può. Non sono. Disprezzo le vostre idee per poterle considerare con piena chiarezza e quasi come un ornamento futile delle mie idee, e io le vedo come si vedono attraverso l'acqua limpida, in un vaso di vetro, tre o quattro pesci rossi fare, girando, scoperte, sempre ingenue e sempre nuove. Io non sono stupido, perché tutte le volte in cui mi considero stupido, sciocco, mi rinnego o mi uccido, disgustato d'avere ragione, di fare ciò che mi riesce e dell'efficacia dei mezzi usati, bisogna tentare qualcos'altro. E allora Bernard, che nell'altro testo, correzione, dice che prima di costruire il cono della sorella, tappezza la soffitta di Holler di testi tra cui cita, ne cita diversi, cita appunto Valéry e Monsieur Test, dice: no, tu non sei stupido, tu sei la stupidità. E ancora c'è questo, vi parlavo della compagna di Monsieur Test, anche qui abbiamo quindi la triangolazione, Valéry, l'alter ego di Valéry che è Monsieur Test, e questa figura femminile, la compagna, che scrive una lettera e che in questa lettera definisce come impalpabile, come imprescrutabile lo sguardo del compagno, come assenza. Non sguardo assente, non essere stupidi, ma essere la stupidità stessa, essere l'assenza stessa. Vedete, questa è la complessità della realtà, ma è anche l'aspetto di fascinazione, l'aspetto coinvolgente, avvolgente e coinvolgente. Test pensa che l'amore, dirà la compagna, consista, sentite qua com'è meraviglioso, nel potere fare gli stupidi assieme, in completa libertà di stupidaggine e di bestialità. E ragion per cui mi chiama a modo suo, mi indica con ciò quel che vuole da me. Solo a sentire il nome con cui mi chiama, io mi rendo conto di cosa posso aspettarmi o ciò che io devo fare. Quindi, vedete, la guida come un burattino e lei si lascia andare proprio a, si consegna quasi a lui e in questo modo si realizza, questo scambio, si realizza la stupidaggine e la bestialità dell'amore. Qualcosa non desidera nulla di particolare. Egli mi chiama, sentite come la chiama, essere o cosa, quindi è cosificata. Talvolta mi chiama Oasi e questo mi piace molto. C'è da assaporare, non c'è poi qui da spiegare neanche più di tanto, per quanto sia cerebrale, per quanto sia razionale, ma è sempre al confine tra essere e non essere. E quindi non voglio aggiungere, se non darvi ancora la dimensione di questo pensiero di Monsieur Test che dice: attendo solo un mio gemito. Sentite come si ascolta, e dopo averlo inteso, l'oggetto, il terribile oggetto, diventa più piccolo, ancora più piccolo, si sottrae alla mia vista interiore. Che cosa può l'uomo? Io combatto tutto, tranne le sofferenze del mio corpo, oltre a una certa dimensione. Proprio di lì, tuttavia, dovrei cominciare ad affrontare me stesso, perché
Soffrire significa dare a qualcosa un'attenzione suprema e io sono un po' l'uomo dell'attenzione. Sappiate che io avevo previsto la futura malattia, avevo pensato con precisione a ciò di cui tutti sono sicuri. Precisione, attenzione. Davvero tutto questo, direbbe Gianni Vattimo, che mi è venuto in mente adesso, proprio così, è un pensiero debole. È davvero un pensiero debole, o al contrario, è un pensiero che smuove veramente una realtà dove l'artista è tutt'altro che razionale, è tutt'altro anche che irrazionale. L'occhio è capace. Quest'occhio che vede, che non vede nella trasparenza, nella monade, è capace di trasformare comunque la realtà, di decostruirla e di ricostruirla nuovamente. Concludo con Maria Teresa Giaveri, questa critica di Valeri, in cui mi sono imbattuta, parla di tre personaggi che ricorrono nelle opere di Valeri, che sono Leonardo da Vinci, Robinson di Defoe e appunto Monsieur Test, che sono l'immagine trasfigurata dell'attività cerebrale. Quindi vi è in Valeri un percorso che da Mallarmé arriva e quindi al simbolismo, arriva al dadaismo, al surrealismo, per poi nel 1926 con Gallimard, dove abbiamo un'opera completa che viene proprio raffigurato l'alter ego come occhio nudo della mente che osserva e che vede, luogo della riflessione della coscienza così circoscritto, i confini dell'io che vanno in qualche modo preservati, protetti e poi stuzzicati, dati in pasto alla follia. Ecco, voi trovate tutto questo. Trovate, per questo forse chiama Monsieur Test la sua compagna Oasi, perché vi ritrovate questo miraggio della letteratura, dove vi è un linguaggio scientifico, analitico, un approccio sistematico che scandaglia, che soppesa con attenzione e con stimolante stupidità. Noi siamo stupidità. Alla prossima.